Bentornati in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi cosa vi presento? Questo vi sembra un bello schermo grande? Amazon ha pensato di fare qualcosa di più. Vi presento il nuovo Echo Show, o almeno virtualmente vi presento il nuovo Echo Show 21. Mai schermo fu più grande nella famiglia degli Echo. Si tratta di uno schermo 21 pollici in Full HD, quindi 1080, con naturalmente gli altoparlanti integrati. Ma non solo! Vi ricordate che poco tempo fa avevamo parlato dell'Amazon Hub, che non è nient'altro che un tablet che può gestire tutta la domotica di casa, quindi avete lì presente tutti i vostri dispositivi e potete sia comandarli vocalmente, ma anche andare a toccare e quindi dare impostazioni touch. Anche con l'Echo Show 15 avete la possibilità di avere una parte dei dispositivi che vi servono, comunque potete entrare nel menu a tendina, andare a prendere i vostri dispositivi e selezionarli. Ad esempio è comodo il richiamo delle telecamere di videosorveglianza sia a livello vocale sia andando a toccare il menu a tendina per poter videosorvegliare casa. Ma cosa succede? Molti di voi, quelli che mi seguono da un po' di tempo, sapranno che l'Echo Show è anche un dispositivo di videosorveglianza, perché basterà entrare nell'applicazione del nostro dispositivo vocale, attivare la funzione della telecamera e da lì poter vedere che cosa sta succedendo nella stanza, perché la telecamera che c'è qui serve anche a quello. Serve anche a quello perché? Perché abbiamo la possibilità anche di fare le videochiamate con il nostro Echo Show. Abbiamo la possibilità di fare videochiamate tra Echo Show. Questa cosa è molto comoda perché utilizzate la linea di casa per poter magari parlare con un parente, un amico, piuttosto che abbia un Echo Show. Parlando degli Echo Show, si va a toccare un argomento che incorpora lo streaming TV, perché comunque all'interno dell'Echo Show 15 e del 21 nuovo trovate anche le funzioni della nostra Fire TV. Avete a disposizione tutto il palinsesto di Netflix, Amazon Prime, YouTube e tutti gli altri. Questo è molto comodo da poter mettere magari se siete persone abituate a utilizzare lo streaming TV in cucina in sostituzione del vecchio televisore, oppure lo potete appendere perché viene venduto con la staffa per poter essere appeso al muro, quel supporto che vedete invece viene venduto a parte. Ma comunque dicevo, lo potete appendere in un angolo di casa, in una zona di casa facile da poter raggiungere e utilizzarlo anche come hub. Anche perché qui sopra vedrete tutte le note degli appuntamenti, il calendario, può fare da cornice digitale, insomma tantissime funzioni racchiuse in 15 pollici in questo caso e nel 21 nell'altro. In più Amazon ha presentato, in concomitanza di questo 21 pollici, ha presentato la nuova versione del 15, che cosa in più? Ha la possibilità durante le videochiamate di avere una zoomata del 60-65% in più, in modo tale da poter mantenere la persona, se si muove durante la videochiamata, sempre nel frame corretto, in modo tale da non uscire dall'inquadratura. Questa cosa comunque ho già visto che funziona molto bene con l'Echo Show, perché a volte lo utilizzo per fare videochiamate con altre persone che utilizzano lo stesso prodotto, o comunque un Echo Show 5, 8, e devo dire che mi trovo veramente bene. È difficile che si esca dall'inquadratura, anche perché durante una videochiamata, parliamoci chiaro, sì, puoi fare qualcosa, però di solito l'attenzione è diretta verso la persona, l'interlocutore. La parte audio, per quanto riguarda lo streaming, va benissimo, si sente bene, ha una potenza buona. Per quanto riguarda la musica, magari pecca un pochettino coi bassi e la pienezza del suono non è proprio quella di altri suoi fratelli minori. Però diciamo che questo nasce proprio con un'altra funzione. Entrambi i modelli sono compatibili con Matter e hanno compatibilità Wi-Fi, Thread e Zigbee. Tutti e due i modelli li trovate già disponibili sullo store di Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione se eventualmente volete farvi un bel regalo per Natale, e i prezzi sono rispettivamente di €329,99 per la nuova versione dell'Echo Show 15 e €439,99 per il fratello maggiore dell'Echo Show, quindi per l'Echo Show 21. Ne vale la pena acquistarlo? Io personalmente lo utilizzo tantissimo. Sto parecchio qui in cucina perché magari mentre si prepara da mangiare, la mattina a colazione, piuttosto che abbiamo la possibilità di verificare tutto il calendario della giornata per vedere se ci sono magari delle note. La cosa bella di questi prodotti è che magari un'altra persona, creando più account, più utenti, scusate, non account, l'account è uno,
più utenti avete la possibilità di lasciare magari un post-it virtuale con su scritto vostra moglie stasera ritardo, piuttosto che un altro messaggio. La persona, quando entrerà a casa, passerà davanti alla telecamera, verrà riconosciuta e quando andrà a vedere che cosa ha per lei, quindi gli si dirà lascio un messaggio per quella persona, comparirà sulla home page di quella persona stessa, in modo tale che potrà leggere il vostro messaggio. Insomma, una miriade di funzioni e secondo me completo a 360 gradi. Per quanto riguarda la parte musicale, come vi dicevo prima, non è una cosa eccelsa, perché alcune pecche, soprattutto per quelli che sono un po' più accorti a determinati suoni, potrebbero captare delle imperfezioni. Però vi posso garantire che se state facendo qualcosa per la musica di sottofondo o per ascoltare un brano e non siete dei cultori che volete ascoltare con la precisione millimetrica, eccetera, eccetera, va più che bene. Io lo approvo, sinceramente sono contento di averlo acquistato. Quindi ragazzi, io direi che il video si conclude qui, spero che questa novità possa ingolosire qualcuno e vi ripeto, se avete bisogno, cliccate qui sotto in descrizione e c'è il link per poter accedere direttamente alla pagina. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!